Il rispetto delle regole, intolleranza,
rispetto agli uni degli altri, no? Per dare onore alla Madonna, dare onore alla Madonna, non a noi, a lei. Ecco, e sicuramente i tuoi figli che si bisticciano non fanno onore alla mamma, no? Mi lo insegnate voi questo. E allora dare onore alla Madonna, no? Questo è il nostro scopo. È per questo che sono qui, perché insieme a voi voglio impegnarmi, no? A dare onore a Maria, che è la nostra madre e che ci porta a Gesù. Allora con questi sentimenti iniziamo questa celebrazione, riconoscendoci peccatori e invocando la misericordia di Dio. Ecco, la Vergine Maria, dicevo, ci presenta Gesù e come le nozze di Cana indica a lui, non se stessa come riferimento, perché sa che da Gesù viene la salvezza, che da Gesù viene l'amore, perché lui, Gesù, è l'amore di Dio per noi. Ma indicando Gesù ai servi delle nozze di Cana, lei dice: fate quello che egli vi dirà. Perciò non è solo un guardare a Gesù, un rivolgerci a Gesù, ma un ascoltare Gesù, un obbedire Gesù. A questo ci invita la Vergine Maria. Del resto lei è la Vergine dell'ascolto e della Vergine dell'obbedienza. E proprio questo l'ha resa Madre di Dio, la più grande delle creature. E allora vedete Maria invitandoci ad ascoltare Gesù e a fare quello che Gesù dice, altro non fa che invitarci a entrare in quella gioia, in quella pienezza di cui lei è stata ricolma, e in quella grandezza che le appartiene e che solo Dio può dare. Ecco, perciò, essendo suoi figli, non può che desiderare il nostro bene, la nostra gioia. Abbiamo ascoltato nel racconto degli Atti degli Apostoli la vicenda di Paolo a Corinto e del suo permanere in mezzo al popolo, ma e anche della sua azione apostolica attraverso la predicazione, certo anche delle sue difficoltà, anche delle persecuzioni che ha subito. Ma ecco, due cose voglio mettere in risalto di questo brano. La prima, la parola che il Signore nel sogno dice a Paolo: non avere paura, continua a parlare e a non tacere. Certo è un invito a continuare a predicare. Perché devi continuare a parlare e a tacere? Perché io sono con te e nessuno cercherà di farti il male. Questo è vero sicuramente per Paolo e per tutti gli annunciatori del Vangelo, ma attenzione, è vero per ognuno di noi. Maria ci ricorda attraverso Gesù la vicinanza di Dio. Dio si è fatto in Gesù Cristo nostro compagno. Allora non abbiamo niente da temere, non abbiamo niente da temere. Ci sono le difficoltà, ci sono anche le sofferenze, ci sono le malattie, ma attenzione, queste cose non vengono da Dio, è bene che ce lo diciamo. Queste cose vengono da altro, dalla nostra libertà, dalla nostra incorrispondenza, dal demonio e dalla sua invidia, ma non da Dio. Dio è dalla parte nostra, sempre e comunque, al di là di tutto. Basta guardarlo crocifisso, no? Ecco, ha preso su di sé le nostre sofferenze, ha vissuto le nostre malattie. Ecco, allora stasera ci viene ridetto con forza. Queste parole, sentiamole rivolte a noi e portiamocele a casa in un modo rinnovato. Non avere paura, perché io sono con te. Poi gli
dice continua, ecco la seconda sottolineatura di questo brano. In questa città io ho un popolo numeroso. Anche qui Dio dice a Paolo che già ci sono persone disponibili ad accogliere la parola di Paolo e a lasciarsi afferrare da quando l'Apostolo dice: in questa città io ho un popolo numeroso. Questa affermazione mi fa pensare a un altro aspetto importante. È come, vedete, noi siamo tutti figli di Dio, apparteniamo tutti a Lui. Siamo tutti figli di Maria, proprio perché figli di Dio e fratelli di Gesù. E allora, ecco, dobbiamo guardarci, imparare a guardarci da questa prospettiva, non da altre prospettive. Cioè imparare a riconoscerci e ad accoglierci così come ci vede e ci guarda Dio, suoi figli appunto, e perciò fratelli tra noi. Ecco che quando dicevo all'inizio di questa celebrazione, no? Dicevo, dovremmo come fare un patto di fraternità. Un patto perciò che ci porta a riconoscerci per quello che siamo, fratelli, ma anche a rispettarci per quello che siamo. Questo poi evita o non elude la competizione, la gara, anche il coinvolgimento emotivo, perché fanno parte della storia. Ma io posso anche capire che un fratello magari se ne va pure un po' oltre le righe in qualche situazione, no? Perché è mio fratello, ma resta comunque mio fratello. Allora, ecco, non devo prendere occasione da quel piccolo superare le righe di un fratello per rispondere con la stessa moneta, no? Ecco, questo è il patto che dobbiamo fare. Certo, non sempre riusciamo a controllare la nostra animosità, perciò veniamo qui, no? A chiedere aiuto a Maria, ad affidarci a lei e a dire: guardaci, sostienici, noi lo vogliamo fare, ci proviamo. Ecco, tu lo sappiamo, sei con noi e questo ci dà forza e noi vogliamo renderti onore proprio vivendo questa realtà, questa fraternità, affrontando anche la competizione con lo spirito giusto. Certo, si corre per vincere, non per perdere, no? Ma si corre qui per dare gloria a Maria. Allora vincere per Maria significa vincere restando fratelli e non dividendoci tra noi e tantomeno insultandoci e maltrattandoci reciprocamente. Non sarebbe questo dare gloria a Maria, no? Ecco, il Vangelo che abbiamo ascoltato è una pagina stupenda, no? Gesù sta per essere ucciso, sta per essere prima imprigionato e poi ucciso. Allora annuncia agli apostoli, predice, dice prima agli apostoli quello che sta a accadere, dice: sì, soffrirete, è vero. Gli altri gioiranno, voi soffrirete, però attenzione. La vostra sofferenza si tramuterà in gioia. E porta l'immagine bellissima, no? Della donna che soffre le dolori del parto, che però poi quando nasce il bambino quasi si dimentica di quelle dolori, perché è tanto, tanto grande la gioia che le fa dimenticare il dolore e la sofferenza vissuta, no? È quello che Gesù annuncia, sì, annuncia la sua morte, ma in questo modo Gesù con queste parole annuncia anche la sua risurrezione. Che cosa ci vuole dire Gesù in questo, con questo? E qual è l'atteggiamento che nasce da quello che ci dice Gesù? Gesù ci vuole dire che il male, la morte, non sono parole definitive sulla nostra vita personale, sulla nostra vita familiare e sulla nostra vita di società. Non sono parole definitive, il male e la morte. Non sono perciò parole ultime, sono parole penultime. Perché dopo la sofferenza c'è la gioia, dopo la morte
c'è la vita. Dal male Dio sa ricavare il bene. È un bene molto più grande del male. Certo è grande il male del crocifisso, il figlio di Dio che muore sulla croce. Ma questo male che Dio ha preso su di sé, ha subito, ha ricavato un bene per tutti. Grazie a questo male noi siamo tutti figli di Dio. Vedete com'è grande l'amore. Gesù è risorto e noi siamo figli di Dio. La Chiesa, la notte di Pasqua, non so, sicuramente vi è stato sottolineato tante volte, fa cantare felice colpa che ci ha meritato tante salvatori. Come a dire, meno male che c'è stato il peccato, se no noi tutti non saremmo entrati nella gloria di Dio. Quasi è una bestemmia, se volete, no? Ma dice questa verità straordinaria, sorprendente e anche sconvolgente sotto certi aspetti, no? Che dal male Dio ricava il bene. Grazie, e lo ha fatto nel suo figlio Gesù. E allora vedete come sono vere quelle parole: non temere, io sono con te. E di questo che ci assicura il Signore per la nostra vita di tutti i giorni. Sì, perché fratelli e sorelle, è congruo. Che cos'è la festa patronale? È un momento in cui, no, siamo chiamati a interrompere magari i ritmi del quotidiano, perché siamo chiamati come a riappropriarci nel senso profondo della nostra vita e della nostra esistenza collettiva. Infatti la festa è festa di tutti, non solo di qualcuno, no? Ecco, e qual è il senso della vita che ci viene dalla fede? È proprio questo, che l'amore è più forte dell'odio, che la vita è più forte della morte, che il bene è più forte del male. Ma non è un nostro desiderio questo, è la verità della nostra fede, perché Cristo è morto ed è risorto. Questo poi, per ritornare nella vita di tutti i giorni, da martedì, mercoledì prossimo, con questa certezza che ci dà il senso e lo spessore della nostra, dà il senso e lo spessore alla nostra quotidianità. Quello che nel quotidiano vive come sommerso, no? Perché siamo presi dalle cose da fare, nella festa religiosa, nella festa della fede, viene in evidenza, perché ce lo possiamo contemplare e riappropriarci. È dentro questa realtà che Maria ci vuole condurre. Lasciamoci accompagnare dalla Vergine, no? Lasciamoci prendere per mano e introdurci sempre di più in questo mistero d'amore, in questa comunione con il Signore.
proprio in questi giorni, non perché dovessi venire qui, ma siccome quando sono venuto la visita pastorale mi è stato regalato quel quadro anche più ricco di quello, con la cornice a me, no, e l'ho messo nella mia camera proprio in questi giorni, per cui starà a vegliare sui miei sonni e anche sulla mia persona, no? E allora pensavo, sì, la Madonna sicuramente il quadro dopo questa festa starà da una parte, però da quella parte che la conserva e lo onorerà durante l'anno sta per tutto il paese comunque, no? Ecco, è come tu appendi un quadro da una parte ma è per tutta la casa, così la Madonna di Costantinopoli, no? Sarà in uno dei gruppi, no? Però sicuramente per tutto il paese. È un onore tenerla, però è un onore tenerla per il bene di tutti, no? Allora questo bene di tutti non dobbiamo mai dimenticarlo, adesso ci rivolgiamo a lei. O Vergine Eccelsa, o amabilissima regina del mondo, e nostra potente avvocata e protettrice, Maria, che gli innamorati da ricevere innumerevoli grazie, invocata col titolo glorioso di Costantinopoli. Voi conoscete la nostra devozione e il nostro affetto, sapete quanto grande è l'amore e quanto sublime la gloria che il tuo popolo santo rivolge a voi e diffonde nel mondo. Concedeteci, Maria, nostra madre, di esaudire le nostre preghiere e mantenere i santi propositi, liberandoci da la Santissima Trinità un raggio di quella immensa grazia che possa santificare la nostra vita, difendendoci da ogni pericolo, sosteneteci ed aiutateci nelle insidie della vita e nelle tentazioni del demonio, mentre noi ci dichiariamo per sempre molto nostri, o Vergine Maria di Costantinopoli, devoti per sempre, unite a nostro figlio Gesù, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Aspetta che vada l'ultimo.